Ciao a tutti, oggi prepareremo la cheesecake al caffè. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa, più 4 ore per il raffreddamento. Gli ingredienti sono biscotti, burro morbido, caffè liquido, panna fresca, mascarpone, zucchero, colla di pesce ammollata, latte condensato e 4 tazzine di caffè ristretto. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino, lo facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Prendiamo lo zucchero sul fondo del boccale. Posizioniamo la farfalla, spingiamola bene sul fondo del boccale. Adesso versiamo la panna che vi consigliamo di mettere in congelatore per 45 minuti prima di iniziare la ricetta. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza impostare il tempo a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. Adesso la panna è perfettamente montata. Trasferiamola in un contenitore e conserviamola momentaneamente in frigorifero. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno i biscotti. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 8. Adesso aggiungeremo il burro. E 2 cucchiaini di caffè. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Adesso lo trasferiremo in uno stampo con apertura a cerniera del diametro di 24 cm. Abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e nei laterali abbiamo messo un foglio di acetato per alimenti. Adesso trasferiamo il composto. Livelliamolo per bene. Adesso riponiamolo in frigo per almeno 20 minuti. Nel frattempo abbiamo messo in un pentolino 4 cucchiai di caffè, andremo a strizzare i fogli di colla di pesce e li scioglieremo a fuoco lento nel caffè. Abbiamo sciolto i fogli di gelatina nel caffè, li lasciamo raffreddare. Nel frattempo andremo a preparare la crema. Nel boccale pulito e asciutto mettiamo il mascarpone. Il latte condensato. E il caffè espresso. Chiudiamo con il coperchio il misurino.
E azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 5. Nel frattempo abbiamo ripreso la panna dal frigo. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Adesso aggiungiamo la panna e con movimenti circolari dal basso verso l'alto la andremo a incorporare con il composto di caffè e mascarpone. Adesso aggiungiamo la colla di pesce che abbiamo sciolto nel caffè. E sempre con movimenti circolari dal basso verso l'alto l'andremo a incorporare. Adesso andremo a versare il composto sulla base di biscotti che abbiamo ripreso dal frigo. Livelliamo per bene. Adesso posizioniamo la cheesecake in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo di raffreddamento, abbiamo ripreso la torta dal frigo, adesso rimuoviamola dallo stampo e decoriamola. Cheesecake al caffè. Grazie e alla prossima ricetta.